momento, fin dalla redazione della querela che ho fatto tempo addietro, per le reazioni, per i comportamenti che i bambini hanno avuto lei in seguito alla frequentazione della scuola. Poi che cosa è successo lo dovrà accertare la magistratura. Una suora settantenne ed un'educatrice quarantenne sono indagate ad Arezzo per presunti maltrattamenti in un asilo. I fatti risalirebbero al 2016 e vedrebbero coinvolti 6 bambini che frequentavano all'epoca la scuola di San Giuliano, frazione alle porte di Arezzo. Il problema sono un po' risvegli notturni, incubi, l'uresi, attacchi di panico nei limiti ovviamente in cui può avere un bambino, tutta una serie di sintomi che, ripeto, sono purtroppo abbastanza comuni e sono state indicate in tante perizie nel corso degli anni. Il giudice Fabio Lombardo, dopo il parere positivo della psicologa incaricata dal tribunale, ha infine disposto l'incidente probatorio per raccogliere così la testimonianza di 2 dei 6 bambini coinvolti. Nel processo penale c'è sempre una grandissima tutela del minore, fortunatamente, e quindi i bambini vengono sentiti con specialisti chiaramente non li mettono a disagio, anzi, e quindi diciamo che anche materialmente l'ascolto del minore, che sia in incidente probatorio, che sia in altre sedi, è sempre una questione gestita con molta attenzione, che non crea nessun tipo